Salve ragazzi e bentrovati sul mio canale, sono Green97 e oggi siamo qui con un ennesimo musical video. Quest'oggi continueremo un poco sul mio portale sulla Zampogna con un fatto pratico e impareremo un pochettino ad evitare un effetto sgradevole sulla Zampogna che molti zampognari hanno nel momento in cui chiudono una sonata. Ascoltate, nel momento in cui chiudono, faccio un esempio, sentite. Allora, questo è nel momento in cui si chiude una suonata, molti suonatori alle volte si lasciano praticamente andare, non alimentando più appunto la lotre, e quindi l'aria non arriva più alle canne, e quindi in quel momento alla zambugna gli viene un mancamento. Allora, e questo funziona in questo modo. Vedete, questa è l'ancia, no? L'ancia per Zampogna. Questa è un'ancia comunque, può essere montata sulla ritta, sulla manga, sulla ritta o comunque su qualche bordone. Non sulla manga, è chiaro. Vi faccio sentire un esempio, no? L'aria arriva alle canne e quindi avviene questo suono. Però molte volte quando si chiude una suonata, guardate che cosa succede. L'ancia non è che ha un'intonazione fissa, ok? Dipende dalla pressione. Nel momento in cui la pressione cala, succede questo. C'è questo effetto di portamento che poi tra l'altro porterebbe la suonata a diventare una ciofeca, una cacofonia unica da un punto di vista armonico, quindi, ma proprio da un punto di vista pratico è sgradevole. Cioè, come si fa a chiudere una suonata? Beh, che pappamolle. Allora, lo sbaglio avviene in questo modo, allora, nel momento in cui la zampogna, le canne sono, diciamo, le canne suonano bene accordate, la zampogna in quel momento è, allora, l'otre della zampogna in quel momento è teso. Molte volte fanno questi suonatori. Sono lenti nell'allentare, appunto. Questo è, ed è sbagliato, ed in realtà proprio perché, allora, proprio perché la zampogna è uno strumento, non solo uno strumento ancestrale, è anche comunque uno strumento musicale e va rispettato come tale, perché comunque fa delle armonie, ok? Ed è anche per questo che è importante accordarlo, importante. Allora, la conclusione di una sonata, attenzione, deve essere veloce e soprattutto bisogna essere sempre accordati. Non vuol dire che, allora, deve essere, non vuol dire che molte volte si tende a tendere a perdere la presa nel momento in cui si conclude una sonata, il che è sbagliato, perché si rovina quello che il lavoro per cui si fa, si rovina il lavoro che si stava facendo, no? La conclusione deve essere veloce e quindi deve risultare intonata. Così.
spugna deve risolvere, cioè deve essere tesa anche la conclusione. E magari un buon trucchetto migliore, prima di tutto, non staccare mai la bocca dall'insufflatore e tenere tappato l'insufflatore con la bocca. Dipende, vabbè, anche se c'è chi tiene la valvola, quindi anche se la valvola non è che chissà, tappa chissà che cosa. Si tiene quindi tappato l'insufflatore con la lingua. Nel momento in cui ci si vuole fermare, si smette chiaramente di insufflare, si preme appena, ma comunque ricordiamoci di tenere costante la pressione nel momento in cui si suona, e poi staccare velocemente. Quindi guardate. Rallentatore che ho fatto, ho smesso di alimentare la sacca, poi ho tappato l'insufflatore con la lingua, ho premuto appena appena quel mezzo secondo e poi ho chiuso. Questo è. Riproviamoci in questo modo. Provateci anche voi e vedete che le vostre suonate avranno un senso. Spero quindi che questo video vi sia piaciuto e che possa essere stato utile. Mettete like se volete, e noi ci vedremo al prossimo video. A presto!